Siamo qui perché queste sono battaglie fondamentali che sono dentro la storia delle lotte delle donne. La battaglia per la 194, per la sessualità libera, per la libertà di scelta sulla procreazione. E siamo qui perché l'attacco alla 194 viene da lontano, continua. Oggi c'è una strategia organizzata e finanziata con grandissima ipocrisia. Io dico che bisogna fare un'operazione verità. Parlano di difesa della salute delle donne perché la RU non può essere data se non in ospedale. Dove erano quando con la legge 40 difendevano gli embrioni e non la salute delle donne? Dove erano e dove sono quando con gli obiettori di coscienza non si dà assistenza alle donne anche quando sono in pericolo di vita che abortiscono? Allora c'è una grande ipocrisia, serve uno scatto. Siamo qui perché le donne stanno chiedendo conto al governo, al Parlamento, al Ministro della Salute, quindi noi vogliamo questi obiettivi perché, e qui mi fermo, si dice tanto il Covid che ci vuole il cambiamento, non c'è cambiamento possibile senza la libertà e i diritti delle donne.